Benvenuti. In questo breve tutorial mostreremo nel modo più sintetico possibile l'utilizzo del portale da parte dei venditori. Tralasciando quindi la navigazione, già studiata per un approccio semplice ed intuitivo, mostreremo come registrarsi al portale, come accedere, modificare i dati ed inserire i propri prodotti. Una volta attraversata la soglia, consistente nella copertina, accederemo alla home del sito, dove in alto sarà possibile immediatamente notare Entra registrati. Basterà quindi cliccare su tali parole per fare apparire la pagina di accesso e registrazione. Trattiamo quindi prima la parte relativa alla registrazione, per il buon esito della quale sono necessarie una email valida e una password sicura, cioè una password che sia difficilmente intuibile, e comunque basterà seguire le istruzioni a video fino all'ottenimento di una password sufficientemente sicura. In ogni modo, sarà possibile cliccare sul pulsante di registrazione solo quando tale parola avrà raggiunto un livello di sicurezza accettabile. Affinché tale richiesta possa avere il valore di una registrazione come venditori, è necessario barrare la casella relativa. Inoltre, e per concludere questa fase della registrazione, è necessario inserire nell'apposita casella il risultato dell'operazione matematica richiesta, questo per una maggiore protezione dei dati personali inviati. Immediatamente dopo l'avvenuta registrazione si accederà automaticamente a un pannello in cui è possibile modificare e inserire dati personali. Tale spazio, però, non è quello riservato ai venditori, o almeno non lo è ancora. Tale pannello, infatti, cambierà successivamente alla ricezione della conferma attraverso email dell'avvenuta accettazione della richiesta, che seguirà la prima comunicazione di benvenuto. Accedendo di nuovo al portale, quindi, ritornando all'area di registrazione, stavolta procediamo attraverso il pannello accedi, inserendo la login e la password decise in precedenza. Ad accesso avvenuto appariranno dei nuovi pulsanti recanti la scritta venditori. Attraverso i quali, cliccando, avremo accesso a un menu completamente diverso, e nel quale sarà possibile amministrare tutte le funzioni del negozio. In particolare, attraverso la funzione manager si può accedere al pannello di back-end, cioè il pannello fatto ad amministrare in modo professionale tutto ciò che riguarda il proprio negozio. Attraverso questo pannello, infatti, sarà possibile inserire immagini, offerte, coupon, video e quant'altro sia necessario alla gestione di un negozio professionale. Nella categoria media, ad esempio, sarà possibile inserire qualsiasi tipo di documento atto alla comunicazione o al completamento e all'allestimento di un perfetto esercizio commerciale. Ogni negozio è unico e legato a un utilizzo strettamente personale, in quanto nessuno altro utente potrà utilizzare il materiale inserito. La procedura è semplice, infatti basta trascinare i file dal proprio computer alla casella che appare per pubblicarli, oppure scegliere manualmente uno o più file e poi cliccare su Apri, come si vede dal video che sta girando.
passiamo ora ai prodotti. Basta aggiungere un nuovo prodotto e all'apertura della pagina inserire il nome. Fornire poi una descrizione breve ed una dettagliata. Come si vede dal video, è possibile inserire nella descrizione anche immagini o video. Inoltre, cliccando sull'apposito pulsante, sarà possibile gestire le immagini e la loro definizione, nonché quella dei videoclip. Oltre alle descrizioni, è necessario inserire anche i dati significativi del prodotto da inserire, come il prezzo, il codice, eccetera, presenti nella pagina. Basterà comunque seguire le istruzioni riportate nel tutorial per comprendere al meglio l'utilizzo e le funzionalità del portale. Come si può vedere, stiamo mostrando il completamento di un articolo, cercando di illustrare visivamente al meglio le caratteristiche del sistema. Con un po' di attenzione e qualche tentativo, operazioni apparentemente complesse risulteranno estremamente semplici. Non esitate quindi ad utilizzare come meglio credete questo filmato, fermando, tornando indietro, riguardando scene e tentativi. Basteranno pochi minuti, un tempo che tornerà certo utile ai propri affari e al proprio business, allargando la propria platea a livello globale. Ed ecco come apparirà il nostro prodotto a seguito degli sforzi appena fatti. Proviamo però a fare qualche cambiamento su questa pagina. Ritorniamo quindi innanzitutto alla pagina del prodotto. Su Google o su YouTube cerchiamo adesso un video che possa ispirarci o che possa tornare utile al nostro lavoro.
Attenzione ai diritti di copyright, sarebbe preferibile che il video fosse prodotto da voi o che almeno mostrasse al meglio le vostre lavorazioni e i vostri prodotti. Titolo esemplificativo, comunque, mostreremo come inserire uno o più video all'interno della categoria prodotto, in modo da renderlo fruibile agli utenti e creare un articolo più performante. Una volta individuato il filmato di interesse, basta selezionare il link che nel video appare evidenziato in blu e copiarlo con il classico copia e incolla negli spazi riservati all'articolo e nei modi in cui stiamo illustrando. Seguendo la procedura illustrata, potrete osservare quindi che ci sono più modi di inserire foto, filmati e videoclip all'interno del proprio articolo. Aggiorniamo quindi la pagina e controlliamo la consistenza delle modifiche apportate, verificando che esse siano di nostro gradimento e che rispettino i nostri desideri. Detto ciò, suggeriamo di continuare a vedere il video tutorial per comprendere meglio le varie possibilità offerte per la gestione delle immagini e dei video e il loro posizionamento all'interno della pagina.
Thank you.